Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Momo è un fenomeno virale che ha preso piede su WhatsApp. Proveniente dal Giappone, sembra che qualcuno che risponda a tre numeri di telefono abbia creato un account WhatsApp chiamato Momo, che è meglio non contattare. La prima foto di Momo è apparsa sul profilo Instagram di una ragazza giapponese, che si è scattata una foto in un museo dei mostri con una strana creatura. Si tratta di una gigantesca testa di donna dal viso deforme, priva di braccia. Il suo seno è in mostra, ma le manca la parte inferiore del corpo, sostituita da due zampe simili a quelle di un grosso uccello rapace. Insieme alla foto sono stati diffusi quattro numeri di telefono virali. Il più noto si trova in Giappone. Salvandolo nella rubrica del proprio smartphone, è possibile poi ritrovare l'account Momo su WhatsApp. Ma vi consiglio di non andare oltre. Se si invia un messaggio a Momo, lei risponderà alle 3 di notte esatte. Per i numeri esteri sembra calcolare il jet lag. Ma le sue risposte sono terribili. Invia foto e file perturbanti, video a sfondo satanico o di omicidi. Il caso più inquietante è accaduto ad un ragazzo spagnolo. Quest'ultimo, per fare una bravata, contattò Momo, ma la persona dietro l'account gli rispose direttamente in spagnolo, cosa che lo lasciò sorpreso. Come poteva una persona che viveva in Giappone sapere così bene la sua lingua? In seguito, Momo continuò a far squillare il cellulare del ragazzo. Come ultimo messaggio, inviò la foto di una bambina morta, uccisa in modo orribile, col cadavere mutilato, ed una comunicazione in cui nominava la sorellina del ragazzo, augurandole sogni d'oro. Ma come poteva conoscere il nome della sorellina del ragazzo? È possibile che dietro a Momo si nascondano delle persone che riescono ad estrarre dati dai cellulari di chi le contatta, oppure è davvero qualcosa di terrificante? Inoltre, se una persona, pur non avendo Momo tra i contatti, crea un account su WhatsApp con le stesse credenziali, quest'ultimo verrà cancellato, e con esso la possibilità di creare un nuovo account sul social, costringendo la persona a cambiare SIM. Momo, inoltre, trovata una sua preda, continuerà ad inviare video e foto scene oppure minacce. Non è noto perché Momo lo faccia, ma sembra che l'unico modo per fermarla sia bloccare tutti e quattro i numeri che portano al suo account su WhatsApp. Momo rintraccia sempre chi la contatta, anche per poi bloccarla, e lancerebbe maledizioni su chi cerca di fermarla. La cosa più inquietante, tuttavia, sta nel fatto che le foto che invia non sono reperibili su Google Immagini. E non si tratta di falsi. Significa che chi sta dietro a Momo sia un assassino, che invia le foto dei suoi delitti. Per completezza di informazione dovrei lasciarvi quattro numeri, ma preferisco non farlo.